Luigi Strangis con Tienimi stanotte sulla Temiele e soprattutto all'interno di Condominio Lamario. Io sono ancora pronta, prontissima ad ascoltare le parole della Flavia Capone, la nostra prima condomina nella puntata di oggi, perché intanto Flavia, ridacci le coordinate per andare subito a prendere questo libro che sembra molto interessante, soprattutto per il periodo estivo, perché c'è un po' di quello e un po' di quello. Secondo me il distopico fa sempre piacere in ognuno di noi. Esatto, allora prima di Nelma Rosa di Fernanda Trias, pubblicato da Surol. Ok, poi io, insomma, lo sai, te l'ho chiesto, prima di andare in vacanza vorrei capire da te se possiamo monitorare un po' i gusti per quanto riguarda la lettura degli italiani e avere così delle indicazioni. Partiamo dalle buone notizie, perché questa pandemia, che oltre ad aver portato dei libri distopici, ha portato anche un aumento dei lettori. Meno male. E delle lettrici. Quindi questa già è una cosa buona, e c'era un trend in salita dal 2020 che poi è aumentato, diciamo, piano piano negli anni. E in Italia vanno tantissimo soprattutto tre generi, che sono il thriller al primo posto, e lo capisci anche, certo, insomma, dalla quantità di libri del genere. Poi c'è i libri di avventura, mm-hmm, e i romanzi storici. Anche qui lo capisci per esempio dalla saga dei Florio, che ha avuto molto molto successo. È vero, se ne è parlato tantissimo, sì. Di Sicilia, ok. E quindi diciamo che questo è un po' il genere che piace di più. Dopodiché si può dire che per esempio leggono tantissimo le donne, e questo lo capisco anche dal mio piccolo bacino d'utenza, tante donne e anche donne giovani dagli 11 ai 25. Sono, questa, diciamo, è una bellissima notizia, quindi non c'è soltanto TikTok nella vita della generazione, no, Z, ma c'è anche il libro. Oh, ci questa... sono tantissimi lettori giovani, tantissimi. Questa è una bella riconquista, va bene. Allora Flavia, io ti saluto, ti ringrazio per questi 6 mesi insieme all'interno del condominio, ci prendiamo una bella pausa, ricarichiamo le batterie e tornerai poi nella prossima stagione più piena che mai di titoli da condividere con noi. Io ricordo però ai condomini a distanza che letturemetropolitane.it non va in vacanza, quindi ti possono venire a trovare sulla tua piattaforma per seguire tutti i tuoi consigli sul mondo dei libri, va bene? Va benissimo. Ti abbraccio, grazie, 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 ciao. Flavia, ciao, 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 ciao. Ma che bella notizia mi ha dato la Capone.